Raffaele, adesso c'è un approfondimento che ti riguarda in prima persona, ce lo vuoi può presentare? Non sveliamo tanto, così poi lo commentiamo alla fine. Ma certamente, è la presentazione di un libro che si intitola Storia di un comunista italiano. E parla di un racconto, attraverso delle testimonianze, di un certo Raffaele Sciorilli Borrelli di Atessa, che è stato deputato comunista per due legislature a cavallo tra gli anni 53 fino al 68 fatidico. Di particolare c'ha un qualcosa, questo Raffaele Sciorilli Borrelli, che noterai c'ha due cognomi e quindi ha una qualche origine nobile, ed era comunista però, di Atessa, era, perché non c'è più, il padre di un giornalista famoso che si chiama Giulio Borrelli, del TG1, e nonno la figlia di Giulio Borrelli, che si chiama Silvia Sciorilli Borrelli, che è una giornalista del Financial Times, che sicuramente ti sarà capitato di vedere, perché per esempio da Lilli Gruber in Contrasto con Travaglio, eccetera, eccetera, è una ragazza giovanissima ma molto agguerrita. E allora andiamo subito a vedere il tuo approfondimento. Questo signore si chiama Raffaele Sciorilli Borrelli, dal 53 al 68, chiaramente del secolo scorso, è stato deputato comunista, però italiano. Una specie tutta particolare, autoctona, tipo quell'altro signore, lui sardo, il nostro abruzzese, rudi e gentili, tutte e due. La storia di questo comunista italiano che comincia ad Atessa con una famiglia con qualche spicchio di nobili origini, lo testimonia il doppio cognome. Beh, anche Enrico non scherzava da questo punto di vista. Quest'altro signore, inquadrato nella sala conferenze della Fondazione Pescara Abruzzo a Pescara, e suo figlio, l'avrete di certo riconosciuto, un volto del TG1, il giornalista Giulio Borrelli, anche sindaco di Atessa. Insomma, come sta, signor Borrelli? Bene, grazie, allora diamo appuntamento al circo. No, come grazie? Io volevo cominciamo il ballo. Siccome c'è questa cosa dei coma, lei, se uno si sintonizza ora su Rai 1, gli dia una bella notizia, facciamo finta, lei dica... Andate al cinema a vedere un bel film, questo è il messaggio ultimo. Siccome non c'è più latte, che i copas si devono abituare, le donne e gli uomini, a riallattare col proprio capezzolo. Lei sarebbe in grado di allattare, mi faccia vedere il capezzolo. Voglio vedere il capezzolo di Borrelli, perché dobbiamo dare buon Natale a tutti. Questa gentile ragazza si chiama Silvia Sciorilli Borrelli, è la nipote di Raffaele, nonché figlia di Giulio, chiaramente è giornalista del Financial Times, oltre che per esempio agguerrita interlocutrice di Marco Travaglio dalle parti di Lilli Gruber. Questa leggenda, allora, che tutti volevano Draghi. Ma dove l'hai vista? Ma chi qua sono? Ci sono gli innamorati di Draghi e le vedove di Ma Conte. Chi sono? Qui ci sono persone che discutono. Ma chi se fatti, ne frega di Conte? I partiti hanno voluto Draghi, però, Marco. Beh, i partiti hanno. Sono qui entrambi, padre e figlia, per questa biografia di Raffaele, di cui avete già intravisto più volte la copertina, edizioni Menabò. Storia di un comunista italiano, curata da Maddalena della Loggia, che Raffaele Sciorilli Borrelli ce lo riassume così. Lo scontro era frontale, parliamo di anni ormai abbastanza lontani. Lo scontro era pur sempre un comunista, chiaro, direbbe chiaro, qualcuno chiaro, oggi. Chiaro. Però un comunista con la C maiuscola. E io aggiungo anche un comunista italiano, perché lui ha abbracciato la linea di una via italiana al socialismo. Gli scontri a livello politico, intendo dire, erano terribili. Ricordano in Atessa, il paese, diciamo, dove lui è nato, dove lui ha soprattutto operato, i famosi contraddittori che avvenivano nelle piazze. Quindi da una parte l'onorevole
del PC, dall'altra parte l'onorevole Avverso. Ed erano interessati. Molto, molto. Faccio un esempio. Gli scontri avvenivano intanto sul tipo di sviluppo che si voleva in Abruzzo. Si usciva da una guerra terribile, le ferite, i danni, le distruzioni erano immani e quindi bisognava porre mano alla ricostruzione. Penso che sia stato anche questo il fatto che ha portato masse e masse di gente, di persone, a cercare i partiti. Perché ci credo, o forse per decenza. Oggi c'è la corsa ad allontanarsi dai partiti. Questa è la foto che poi hanno ripreso anche sulla locandina. È la piazza Benedetti di Atessa, come lei vede, popolatissima, stracolma. Era il 1958, la seconda rielezione. Lo sa quanta gente ha partecipato a quella elezione di percentuali? Nel 58, anno della rielezione dell'onorevole Borrelli, alle urne vanno il 93,83%. Le elezioni appena compiute del 10 marzo siamo stati il 52,19%. Ma tocca alla nipote il compito più difficile, ricordare un nonno appena intravisto, un nonno comunista italiano. Suo nonno, nonno Raffaele, che tipo era? Beh, era un gentiluomo di quelli vecchio stampo, forse non esistono più. Io me lo ricordo nel suo studio a Roma d'estate ad Atessa, sempre a studiare, si svegliava alle 5 di mattina. Noi adesso abbiamo una casa piena dei suoi libri, tutti sottolineati con la matita blu e rossa, si ricorda quella che avevano i professori di una volta. E lui era così, studiava, e amava leggere e ci ha passato questo amore per lo studio e per la cultura a tutti in famiglia. E com'era un comunista del 1953-68, ultimo anno 68? Beh, diciamo che io ovviamente l'ho conosciuto più in là negli anni, però era un uomo che si è sempre aggiornato, non era un dogmatico, era uno studioso, no? Sempre aperto alla critica, all'analisi, quindi diciamo era un uomo dei suoi tempi che ha vissuto quella storia, ha vissuto quei tempi, ha vissuto la guerra, il dopoguerra, però poi si è evoluto con i tempi e con la storia che negli anni è cambiata. I nonni raccontano storie, qual è la storia a cui suo nonno teneva di più? Beh, sicuramente tutta la lotta per i diritti agrari qui in Abruzzo per lui è stata fondamentale e la raccontava con molto orgoglio. E poi la scuola, sia il sindacato della scuola, ma ancora prima, durante la guerra, avevano messo su una scuola ad Atessa per permettere ai ragazzi di continuare a studiare durante la guerra. Lei è giornalista per colpa di suo nonno o di suo padre? Ma in realtà per passione, poi la domanda è chi te l'ha passata la passione e la curiosità per la cultura, per la verità, per la ricerca e la comprensione dei fatti del mondo. Probabilmente mio nonno l'ha passata a mio padre, che l'ha passata poi a me. Sono nella politica di oggi, suo padre è il giornalismo di oggi. Non lo so, questa è una bella domanda. Mio nonno non so se si ritroverebbe né nella politica di oggi, quella urlata, quella dei tweet, quella degli slogan, né nel giornalismo di oggi. Mio padre, vabbè, alla fine vive in questo tempo e forse poi ci si abitua un po' a tutto, no? Però forse si ricordano anche con nostalgia i tempi passati. I giovani di oggi, la politica e il giornalismo. Allora, per quanto riguarda la politica, i giovani evidentemente non ci si ritrovano, nel senso che non vanno più a votare, no? C'è tanto astensionismo tra i giovani, però sono generazioni molto politiche, cioè sui temi sociali, sul clima, sui diritti. Vediamo tanti giovani che stanno tornando in piazza dopo anni di, come dire, silenzio.
però allo stesso tempo anche il loro modo di informarsi, di come dire, partecipare al dibattito pubblico è molto diverso, si fa molto di più partecipando al dibattito sui social network, si fa molto di più attraverso dei canali che sono diversi, non è più il giornale che una volta si consegnava nelle case e poi dopo si andava a comprare in edicola, no? Adesso si apre il cellulare e ci sono delle informazioni in pochi caratteri che danno un po' un flash sul mondo. Di sicuro è difficile essere giornalisti in un mondo che parla per slogan. Allora, io come dire, ho avuto la fortuna di formarmi all'estero e di lavorare per la stampa estera, dove ancora diciamo, pur vivendo nel mondo di internet, forse quella transizione dal cartaceo al digitale si è fatta prima e quindi si è riuscito a trasferire in qualche modo sul digitale quello che era, diciamo, il contenuto ricco e importante che in Italia si ha ancora sulla carta. L'ultima domanda è una curiosità: perché due cognomi? E questo, due cognomi, perché due cognomi sono quelli che abbiamo anche questi appunto ereditato da mio nonno, era una famiglia di Tornareccio e quando Pasquale Borrelli morì senza eredi diede a sua sorella che aveva sposato il conte Sciorilli il suo cognome in modo tale da continuare la prosecuzione del cognome Borrelli che divenne Sciorilli Borrelli. Sì, diciamo che le origini di mio nonno non erano origini umili, nacque fortunato e come dire, poi forse anche in questo fu molto speciale. Sua mamma era una donna molto generosa e lui forse questa generosità la prese dalla madre, la sorella era una suora di clausura e lui poi negli anni forse anche con tutta la ricchezza e il benessere che aveva sperimentato, poi però vivendo la guerra in qualche modo volle ridare a chi era meno fortunato qualcosa indietro. Grazie. Ridare a chi è meno fortunato. Penso che a nonno Raffaele sarebbe piaciuto un finale così. Ce lo vedete in braccio a Benigni? Sarebbe un mio sogno prendere il collo per l'inguerra. Non lo posso fare. No,